Buonasera, amici sportivi, benvenuti al terzo appuntamento con Pianeta Calcio, il nuovo progetto editoriale della redazione di Sportinoro. Vi teniamo compagnia il mercoledì e il giovedì sera dalle ore 23 alle ore 24 sul canale 18 del Digitale Terrestre, ma anche sulle piattaforme web Facebook e YouTube alle pagine Sportinoro e Sportinoro Channel e ovviamente in diretta live anche sull'applicazione gratuita Sportinoro TV. Inizio col presentare gli ospiti di questo nostro terzo appuntamento, con noi il direttore generale del Grifone Monteverde, Daniele Proietti. Buonasera Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Insieme a lui un altro direttore generale, però ci spostiamo sul lato del Tirreno, con noi Gioacchino Lapietra, direttore generale appunto della Dispoli Calcio. Buonasera Gioacchino. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Terzo appuntamento con Pianeta Calcio per parlare, dei problemi, delle criticità delle società che stanno vivendo questo difficile momento storico, ma anche per proporre idee e progetti per la ripartenza che tutti auspichiamo verrà nel più breve tempo possibile. Attualmente le squadre sono impegnate in campo con forme di allenamento individuali, quindi chiedo subito ai miei ospiti, comincio da Daniele, come si sta svolgendo l'attività al Villa dei Massimi. Ma, come hai detto tu, eh, rispettando i protocolli FIGC, facendo attività individuali e cercando diciamo così, di coinvolgere e di rendere partecipi tutti i ragazzi, che in questo momento hanno una grande necessità e bisogno insomma, di, di distrarsi e di, di non eh, diciamo così, abbandonare eh, lo sport. Ecco Daniele, tu collabori a stretto contatto con un altro professionista del sì. settore, Cristian Silvestri. Ecco il vostro rapporto, come è nato, come si è evoluto e come avete portato il grifone ai livelli attuali, visto che siete ormai un top club su Roma. Ma Cristian l'ho conosciuto quando mi sono diciamo così avvicinato al campo a Villa dei Massi perché non lo conoscevo prima. E poi abbiamo iniziato così un po' per gioco, un po' anche per incoscienza a questa avventura e con tanto sacrificio e con tanto lavoro poi oggi grazie anche al presidente Fulvio Gismondi eh, penso che si possa dire che Gifone Monteverde è una realtà solida e, e consolidata ecco. Giacchino invece il, la Dispoli è una società storica del litorale della provincia di Roma un'attività che può vantare tutte le categorie d'elite per quanto riguarda il settore giovanile ma con voi è un discorso diverso rispetto al Grifone, visto che culminate l'attività proprio con la prima squadra. Ecco, come si sta comportando la formazione di Scorsini e a cascata, tutte le, tutti i gruppi del settore giovanile in questo periodo? Eh sì, la situazione è un po' particolare, paradossale, difficile. Nonostante questo, noi come società non ci siamo fermati e nonostante le particolari ristrettezze che dobbiamo rispettare, stiamo continuando a fare attività dalla scuola calcio alla prima squadra, con la consapevolezza che la situazione è pesante scomoda, però abbiamo preferito comunque dare seguito a quanto abbiamo iniziato perché e per i bambini e soprattutto per i grandi comunque continuare a stare insieme è importante, continuare a fare attività è importante e quindi abbiamo intrapreso questa strada con, con convinzione. Ecco, anche la Dispoli, come il Grifone Monteverde, da poco ha cambiato proprietà, è uscito il vecchio presidente Umberto Paris, ora ci sono tante quote rosa alla Dispoli, come è avvenuto questo passaggio e anche il tuo ruolo da direttore sportivo a direttore generale, più responsabilità? No? Sicuramente sì, diciamo che Sabina Fioravanti, coadiuvata da Barbara del Greppo, hanno deciso di intraprendere questo nuovo percorso, di fare delle iniziative anche dal punto di vista imprenditoriale e si sono affidati alla mia figura perché c'era un rapporto di fiducia già cioè precedentemente hanno, diciamo, sono state un po' sfortunate, no? perché hanno chiuso la società praticamente il giorno prima che scoppiasse il, lock, il primo lockdown, però nonostante questo il grande entusiasmo che hanno e la forza per fare qualcosa di importante per la città e per la squadra le porta a avere ancora tanta voglia di fare bene. Quindi un'attività che continua con gli allenamenti individuali, ti chiedo se l'affluenza al campo all'Angelo Sale, tra l'altro anche questo, un nuovo impianto alla Dispoli, Com'è questa attività? Continua con la stessa affluenza oppure avete riscontrato come un po' succede dappertutto un leggero calo riguardo le presenze? No, devo essere sincero, noi da questo punto di vista siamo forse fortunati perché al di là del fatto che abbiamo fatto un record di iscritti rispetto alle precedenti stagioni e questo ci fa solo che piacere, nonostante questo, nonostante il fermo Covid, sento che molte società hanno, tra virgolette, delle... Difficoltà a portare i ragazzi al campo, noi non abbiamo riscontrato particolari problemi, eccetto i casi in cui purtroppo un gruppo squadra deve essere bloccato per certo. eh, ovviamente situazioni Covid, ma questa è un'altra dinamica. I ragazzi, bene o male, vengono al campo con costanza e con lo stesso numero di prima. Ecco, Daniele, invece per quanto riguarda il grifone, l'attività procede sempre al massimo oppure avete notato un po' una ma, riduzione? Diciamo, no, come ha detto anche Gioacchino, anche noi. Procediamo con regolarità, abbiamo avuto un paio di gruppi, o due o tre se non sbaglio, che sono stati interrotti per una parentesi eh, causa appunto eh, Covid. E, però per il resto, anzi, notevole partecipazione e anche noi, quest'anno, abbiamo avuto un incremento degli iscritti, da, soprattutto per quanto riguarda la scuola calcio. Quindi eh, è un peccato perché interrompere questa stagione che vedeva sempre di più valorizzare il nostro lavoro, ci è dispiaciuto tanto, però eh, siamo qua, siamo presenti, i sacrifici, come ho detto prima, che fa il Presidente sono notevoli perché organizzare tutto uno staff, tutta una struttura per garantire le restrizioni, temperature, eh, affluenza giusta, uscita, entrata, fare sempre insomma, mille attenzioni, è notevole, però per fortuna, ripeto, il nostro Presidente ci crede e quindi ci consente di continuare. Daniele tu sei anche responsabile della scuola calcio quindi hai a che fare con ragazzi ancora molto piccoli sì. come si riesce a tenere alta l'attenzione in un periodo così difficile con questi allenamenti individuali dove non c'è contatto ecco cosa vi inventate per riuscire ma diciamo che i bambini fino ai 10, 11, 12 anni è anche un po' più semplice perché comunque loro si divertono e esercitazioni magari mettendo sempre il gesto tecnico finale con il tiro in porta o comunque Rendere, focalizzare su se stessi l'attività a quell'età forse fa anche più piacere. È più l'agonistica, che è un po' più, diciamo così, noioso e difficile far digerire ai ragazzi questo tipo di attività, perché comunque sono un po' più grandi, e hanno necessità proprio del, del contatto fisico, del duello, della sfida. Gioacchino invece per quanto riguarda la vostra società, il, la Dispoli. È un progetto che abbiamo detto si è rinnovato da, da poco. Le ambizioni che vi siete dati con la presidenza, con la dirigenza, quali sono? Visto che venite da un campionato di Serie D, poi abbastanza sfortunato perché proprio nel miglior momento dei rosso è arrivato lo stop, il lockdown e quindi classifiche cristallizzate, lì vi ha un po' danneggiato, ma che ambizioni avete? Guarda, io non entro in merito a quanto è successo l'anno scorso perché tra virgolette non era mia competenza e quindi non mi sembra neanche corretto parlarne. Per quanto riguarda gli obiettivi di quest'anno è quello di tornare subito in Serie D e la società, la nuova società ha tanta voglia, tanto entusiasmo. Abbiamo costruito una struttura importante perché abbiamo portato comunque sul litorale gente come Claudio Carelli, Marco Scorsini, Marco Laurini, gente che comunque conosce bene la categoria, ha intenzione, non vuole soltanto partecipare e i nostri atteggiamenti in questo momento diciamo che palesano ancora di più questa cosa perché a differenza di altre società che si sono fermate e piuttosto che fanno cose, tra virgolette, subalterne, noi continuiamo l'attività come se non ci fosse stato il Covid e non ci fosse stato il blocco, per dimostrare ai ragazzi di vicinanza e comunque l'ambizione che abbiamo. Quindi non cerchiamo scuse. Ecco. Parole che ha espresso anche in una recente intervista alla Gazzetta regionale a testimonianza della serietà del vostro progetto. I ragazzi vengono al campo, soprattutto quelli della prima squadra, e continuano a percepire i rimborsi pattuiti. Sì, no? noi ci cioè tengo a sottolinearlo. Mi fa piacere che l'hai fatto anche tu, perché è una cosa su cui premo tanto. Nel senso che è facile tra fare i programmi inizio stagione, però, nelle difficoltà, e questa qua è una delle più grandi difficoltà che c'è: il calcio direttante negli ultimi periodi. Noi non abbiamo abbandonato dei ragazzi, e comunque facevano conto sui loro rimborsi. Quindi nonostante lo stop, che di fatto è quello che sancisce, no? perché è la partita quella che di fatto rende reale un'attività sportiva da certo. calciatore, noi continuiamo a fare attività, continuiamo a riconoscere il rimborso spese e ci aspettiamo quindi da parte loro una, un ritorno successivamente quando torneranno a fare le gare, come hanno fatto fino allo stop perché non ci possiamo assolutamente lamentare del rendimento della squadra al momento. Uno stop che è il secondo nel giro di due stagioni, lo scorso anno sono state cristallizzate le classifiche, si era comunque già nella fase del girone di ritorno per quanto riguarda sia i dilettanti sia il settore giovanile, invece quest'anno si è voluti partire in ritardo, dopo cinque giornate è arrivato lo stop, dopo tre giornate per le categorie d'elite, visto che entrambe voi società avete tutte le categorie d'elite, è stato giusto secondo te partire in questo modo per poi fermarsi dopo un mese di gare? Guarda, non voglio fare il populista. Non... È difficile commentare queste situazioni perché è una situazione talmente paradossale, talmente difficile, talmente nuova per tutti, dal governo a chi fa calcio, a chi fa sport in generale, che dire quello che è giusto o sbagliato secondo me è furbiante, è, è puro populismo. Non so se l'avrei fatto diversamente ma è una situazione talmente strana che tutto ciò che sarebbe stato fatto sarebbe stato comunque difficile e comunque bisogna pure riconoscere che lo Stato ti è vicino perché tra bonus collaboratori, tra riconoscimenti tra virgolette, a cascata... Permette alle società comunque di sopravvivere un pochetto. Non è facile, ma è talmente difficile che è difficile commentarlo. Ecco. Daniele, difficoltà oggettive che hanno riscontrato tutte le società di Roma, ma anche e credo soprattutto quelle di provincia. Vi ha danneggiato di più il primo fermo, il primo stop, quello da marzo a giugno, oppure questo attuale quando eravamo partiti praticamente da un mese? Ma se si verità non saprei scegliere, tutte e due. <ride> Eh, sicuramente adesso sulla domanda che hai fatto prima Gioacchino mi verrebbe da, da dire ma eh, invece cosa avremmo detto eh, se non si fosse neanche iniziato? Quindi sai è, è tutto un po' relativo, io credo che è veramente una difficoltà molto più ampia e penso che comunque sia stato giusto dare anche ai ragazzi, alle famiglie una diciamo così una parvenza di normalità, iniziare le stagioni, iniziare le attività. Probabilmente si sarebbe potuto fare meglio nel periodo estivo in, in quanto prevenzione, in quanto magari alcuni comportamenti che avrebbero forse evitato un, un eccessivo contagio, però io credo che anche là stiamo parlando, insomma, stiamo un po' cercando di, di trovare una soluzione a qualcosa che ad oggi è difficile trovare, ecco. Venendo all'atto pratico, sei dunque d'accordo con eh, lo stop dei campionati o avresti continuato? No, no, assolutamente è giusto averlo interrotti perché comunque non si poteva continuare così. C'è stato un periodo, penso proprio a cavallo l'ultima settimana, dove c'era tanta confusione, tante partite rimandate il di... sabato pomeriggio, eh, non c'era un protocollo molto chiaro per quanto riguarda anche il rinvio di gare, arrivavano rinvii attraverso telefonate o comunque comunicazioni che erano anche un po' dettate dalla paura, no? perché comunque anche la paura di mandare un gruppo con un potenziale contagio a giocare dentro un altro impianto metteva un po' anche nel panico, quindi secondo me è stato giusto fermare e spero e mi auguro che adesso ci sia la possibilità di ragionare e magari garantire una ripresa con una continuità normale. Ecco. Come ha detto il direttore La Pietra, sono arrivati degli aiuti, dei sostegni da parte del governo, primo su, tutto, su tutti sì. il bonus collaboratori, ma anche delle agevolazioni da parte delle, verso le ASD. Mentre per quanto riguarda gli organi federali, ecco, come vi sono stati vicini in questo momento? Ma gli organi federali, dico la verità, mh, sicura, mh, penso che abbiano avuto tante difficoltà anche loro nel loro ruolo e nel loro comunque, eh, compito di dover garantire un qualcosa che come abbiamo finora detto eh, è stato difficile per tutti. Eh, sicuramente io adesso faccio così, andando un po' a fare anche un po' la cronostoria di quello che è accaduto. Eh, alcuni DPCM quando venivano... Eh, si, si sapeva erano programmati quindi magari successivamente a DPCM magari ci saremmo aspettati una celere eh, così un um, celere comunicati o celere magari anche linea perché noi avevamo tutte le famiglie che ci chiedevano eh, in quei giorni cosa fare e anche noi ci domandavamo se era giusto fare quello che stavamo facendo o se era giusto fermarsi piuttosto che no quindi magari eh, io per mia esperienza dico che quel momento questi episodi magari eh, ci hanno messo più in difficoltà però per tutto il resto credimi eh, è difficile e non è, non è semplice nessun ruolo in questo momento particolare ecco. ecco questo problema che hai sollevato Daniele è quello che hanno riscontrato diverse società con le quali siamo venuti in contatto in questo periodo Giachino anche da parte vostra immagino avete riscontrato questo problema di tempestività di rapidità da parte del, del Comitato nel dare delle comunicazioni certe o comunque Diramare una programmazione che poi le società potevano applicare nel miglior modo possibile quello che ritenevano opportuno. Guarda, io una volta, dopo un DPCM, mi sentivo con un giornalista e gli fece una battuta, ormai non facciamo più calcio direttante. Perché ogni volta che usciva un DPCM, c'eravamo i segretari, io tutta la struttura organizzativa che era impegnata a capire cosa si poteva, cosa non si poteva fare. Cioè, era una situazione veramente paradossale per chi fa calcio dilettante. Calcio tante vuol dire fare comunque un'attività. Che è esula dal lavoro. Quindi è una situazione veramente complicata. Capisco che, ti ripeto, la situazione è una situazione talmente difficile per tutti che tutto è stato difficile per tutti, però a volte la sensazione è che c'erano un delle scritture, tra virgolette, un po' lasciate un po' al caso, tra virgolette, no? e quindi basta un po' di chiarezza, bastavano due persone, forse tecniche del settore che specificavano chiaramente cosa si poteva e cosa non si poteva fare. Solo questa era il, la richiesta che penso tutti quanti noi abbiamo fatto in quei momenti di pura follia, perché sentire dire attività di base non si riusciva bene a ben interpretare quello che si voleva, infatti parlo di un caso specifico, mi sentii con il Scorsini un lunedì, fare, bisognava fare allenamento. Che succede? Chiamo poi la questura per pura. e lui mi ha detto: Guarda, se veniamo al campo, vi facciamo chiudere tutto quanto. Ma non ci ha detto nessuno. <ride> Quindi la situazione era talmente strana che abbiamo dovuto bloccare. E poi, dopo, per fortuna, ultimamente bisogna dire che si sono un po', hanno un po' accelerato le, le traduzioni sportive. <ride> diciamo così. Ecco, magari una traduzione, un'interpretazione che doveva forse arrivare dall'organo che poi è più vicino alle società, da parte del, del comitato che magari doveva tempestivamente interfacciarsi con il governo o comunque con una figura preposta dal governo stesso per poi comunicare a voi società avete sentito un po' questa mancanza in quel periodo? Penso che è evidente che tutti quanti siamo diventati impostori in questo momento ti ripeto, voglio, voglio dirlo l'ennesima volta era talmente difficile e particolare che ci può stare la confusione anche per loro però è evidente che la situazione era veramente strana diciamo così Difficile da vestire. Un altro problema che è sorto ancora di più in questo periodo è quello legato all'impiantistica sportiva. Noi, la redazione di Sport in Oro, grazie al lavoro di Francesco Mafera, abbiamo preparato una scheda che spiega brevemente tutti i problemi legati al discorso impiantistica. Ascoltiamo allora le parole del nostro Francesco Mafera. Quale strada migliore per venire fuori dalle difficoltà se non quella di scommettere sul futuro? Un'ipotesi apparentemente ardita, specie in questo periodo, ma che può invece condurre ad una svolta epocale, quella delle proprietà di ripensare il loro modello di investimento, incentrando l'attenzione anche su operazioni utili alla maggiore sostenibilità di un sistema calcio che altrimenti, terminata l'emergenza, non potrà che uscirne con le ossa rotte. Così, in un momento nel quale gli introiti si dissolvono come neve al sole ed il nostro movimento rischia seriamente di collassare su se stesso, Ecco che inizia ad assumere maggiore consistenza l'idea di un cambio di direzione, quello degli investimenti mirati al riammodernamento degli impianti sportivi. Una linea in netta controtendenza rispetto al passato, quando ai proclami si sarebbero già dovuti anteporre atti concreti. Troppo poche ad oggi le realtà del nostro calcio, che si sono distinte in questi termini, e adesso che ragionare su certe questioni sembra quanto mai paradossale, è invece il momento ideale per non sprecare altro tempo, data oltretutto la possibilità di approfittare del protrarsi dell'assenza di pubblico negli stadi. La pandemia del resto ha pure contribuito a riparametrare al ribasso determinati valori di spesa, una sorta di vantaggio nello svantaggio che nell'ottica di una visione lungimirante può dare i suoi frutti nel medio lungo periodo, un modo per proiettarsi nel futuro del nostro movimento con rinnovata ambizione e mentalità imprenditoriale, come già ampiamente dimostrato nei fatti anche da colui che per il Lazio intende dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato. Stiamo parlando di Luigi Lardone, neopresidente della Gesis e candidato a ricoprire la Medesima carica anche per il Comitato regionale. L'imprenditore e patron dell'Ostia Mare ha ribadito più volte la sua ferma convinzione di far volgere attorno a questo aspetto una parte importante del suo programma. Attingere a quante più risorse possibili attraverso un'attenta attività di comunicazione circa l'eventuale presenza di sgravi fiscali per le organizzazioni sportive e di screening a tappeto sui bandi pubblici per favorire l'accesso a possibili finanziamenti da parte delle società richiedenti. Questa la chiave per sensibilizzare a dei temi sui quali si è per troppi anni colpevolmente sorvolato. Idea che sembra poter riscuotere un numero sempre crescente di adesioni e che vuole rivolgersi al mondo istituzionale con l'auspicio che questi possa confermarsi veramente come un interlocutore di riferimento. Quella di instaurare un dialogo proficuo è d'altro canto anche la via principale per chiedere alla politica di accelerare sull'emanazione di linee guida definitive atte a convogliare e gestire al meglio le risorse destinate all'Italia in un quadro riformatore tale da tradursi in benefici tangibili soprattutto per quella parte che costituisce la base piramidale del nostro movimento calcistico. Un'occasione irrinunciabile da cogliere senza ulteriori esitazioni per dare dunque un nuovo impulso all'economia di questo settore ed avvicinarsi finalmente agli standard europei. Prospettive che trovano conforto anche in uno strumento a supporto delle società come quello dell'Istituto per il Credito Sportivo, in grado di offrire maggiori garanzie nello sviluppo di opere infrastrutturali strategiche. La strada si sa non è in discesa, ma è percorribile e già diverse società vorrebbero, nonostante tutto, intraprenderla per dare una spinta propulsiva alla propria progettualità, perché in fondo è proprio quando la partita si fa ostica che serve cambiare passo per driblare le avversità. Ringraziamo il nostro Francesco Mafera per l'ottimo servizio sull'impiantistica sportiva, tema molto caro alla Spessa Artiglio del Presidente Esposito, presente nel Consiglio Direttivo della Gesis per il prossimo quinquennio con il nuovo Presidente Luigi Lardone. A proposito di Spessa Artiglio è con noi il Direttore Sportivo Michele Maragliulo. Michele, buonasera. Buonasera sì, Simone, buonasera a tutti. Parlavamo appunto della Gesis, voi siete affiliati a questo organismo da tantissimi anni, aveva cominciato il presidente Massimo Romagnoli, ora con Esposito continuate questo binomio, sicuramente un organismo di supporto per voi società, no? Ma sicuramente, da, per quello che riguarda il nostro mondo, da un'intuizione del nostro grande presidente Massimo Romagnoli, insomma ha proseguito il socio Mauro Esposito. E la Gesis credo che non debba presentarlo ormai io presente da anni sul territorio e massima fiducia credo che, che come movimento sia cresciuto molto negli anni l'avvento di Lardone eh, a mio modesto parere lo, lo, come presidente lo, lo, lo dimostra ulteriormente e, insomma vediamo vediamo quali, quali saranno le, le prospettive ecco Ecco, Michele, con i nostri ospiti in studio, Gioacchino Pietra, per quanto riguarda la dispute e Daniele Proietti per il Grifone Monteverde. Parlavamo di questa attività rimodulata alla luce dei protocolli Covid. Dalla Spesa Artiglio, come sta procedendo la vostra attività? Buonasera, sia Daniele che Gioacchino. Allora, io quello che, che, che posso dire è che in questo momento per noi, che siamo una società di puro settore giovanile. Ehm, al di là dei programmi atletici o, o tecnici o tattici eh, che si possono magari mettere nel, nel, nel binario legato, legato alla, alla prospettiva di un, di un campionato che ricomincia. Eh, posso dire che per noi è importante essere riusciti a, a tenere tutti i nostri tesserati, soprattutto per quello che riguarda l'agonistica. Eh, in campo impegnati, e quindi po posso dirti, Simone, che questa è la cosa che a me interessa in questo momento più di tutte. Al di là della, appunto, come diciamo, prima preparazione eh, fisica o tattica dei, dei, dei gruppi e delle squadre, eh, credo che in questo momento storico, eh, dal punto di vista sociale, sia fondamentale. E per una società di calcio riuscire a tenere impegnati i propri tesserati senza poi un obiettivo reale che è quello della gara. Ecco, Michele, in questo periodo, come dicevano anche i nostri ospiti di studio, è mancata forse un po' di comunicazione, un po' di tempestività da parte del Comitato regionale. Voi come avete vissuto questa situazione tanto nel periodo da marzo a giugno quanto in quello attuale? Da Ma marzo giugno, ora io non so, non, non vorrei essere ripetitivo perché non ho avuto modo lavorando di eh, intervenire immediatamente seguendo gli ospiti in studio. Eh, quello che riguarda diciamo, la, la seconda fase della prima ondata della pandemia, quindi quando si è, si è rientrati in campo tendenzialmente a, a giugno, eh, proseguendo anche con il discorso precampionato, amichevoli, tornei. Eh, da una parte si giocava a porte chiuse, dall'altra per i tornei a porte aperte, eh, situazioni poco chiare, eh, cambi all'ultimo minuto repentini per quello che riguardava le amichevoli, eh, valutazioni a volte totalmente a mio modesto parere affrettate, a volte talmente chiare e nette e nitide davanti all'occhio di tutti che non si aspettava altro che una comunicazione. Eh, credo che. Credo che tutto, eh, tutto, tutto il periodo insomma, parli da sé. Non, ho, non vorrei essere ulteriormente pesante, preferisco determinati, determinati, determinate sensazioni vissute tenerle per me, eh, perché eh, fino a quando non si arriverà realmente a un tavolo di discussione, eh, tutte le chiacchiere in primis che farà Michele, come gli altri addetti ai lavori, credo, modesto parere, che lasceranno il tempo che trovano. Ecco, un tavolo di concertazione che alcune società hanno provato ad instaurare proprio con il Comitato. Porto l'esempio del movimento Noi Esistiamo: sono state fatte delle lettere con delle richieste proprio verso il Comitato regionale. Voi, come Spessa Artiglia, avete provato un contatto, avete provato un confronto con gli organi predisposti? Il nostro confronto è un confronto pratico, telefonico, fatto di contatti giorno per giorno. Eh, rispetto a quella che è la procedura che secondo, secondo il nostro comitato d'appartenenza va, va attuata a partire dai casi eh, positivi, ad esempio che abbiamo rispetto alla pandemia riscontrato noi all'interno dei nostri tesserati, eh, quindi tutta la procedura e quindi tutto quello che riguardava l'iter di isolamento dei gruppi eh, nel massimo rispetto delle regole. Ma partendo da un presupposto che credo che la pandemia abbia messo a nudo determinate lacune che già in precedenza esistevano, e che è inutile continuare a, diciamo, a, ad affibbiare totalmente al discorso del Covid-19, perché altrimenti qui non riusciamo mai a, ad arrivare a, a, insomma, a, a una situazione che deve essere smossa in qualche senso. Però, insomma, credo che sia un discorso che no, eh, non, non basterebbe la notte di Natale, sto cercando di, 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 di contenermi Simone, sto cercando di contenermi perché altrimenti non basterebbero 7-8 puntate <ride> Michele, tornando velocemente al discorso Gesis, hai speso delle parole di stima per il presidente Luigi Lardone come saprai è candidato alla poltrona del Comitato Regionale Lazio, come hai visto, come hai preso la sua candidatura e cosa ne pensi a livello generale di questo dualismo, quindi Zarelli-Lardone? Eccoci, mi senti? Ora sì. Perfetto, diciamo come dicevi di Lardone. Sì, dicevo, eh, ricomincio e faccio la domanda. Vai. È meglio. Allora vai direttamente con la risposta, Miche. Perfetto. Presidente Lardone, insomma, eh, credo che eh, almeno per quello che riguarda la mia breve. Eh, Diciamo conoscenza non, non, non diretta, eh, più magari col suo staff. Eh, per quello che riguarda me, io credo che sia una persona che possa, eh, a livello di preparazione di contenuti, ma soprattutto anche di esperienza eh, pratica all'interno di una società di calcio, che sia di prima squadra e soprattutto di settore giovanile. Eh, quindi, conoscendo appieno le, le, le dinamiche, le problematiche, le questioni da affrontare giorno per giorno, io credo che a, ad oggi eh, eh, probabilmente miglior persona eh, non, non ce n'era, se non altro in, intendendo il discorso reale di, di, un, di un presidente di una società di calcio che tutti i giorni affronta appunto le, 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 le dinamiche che, 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 che ne, ne scaturisce avere un centro sportivo e dei ragazzi tesserati quindi che siano grandi o che siano piccolini chi, chi fa il lavoro reale sul campo poi a tutti gli effetti può, può credo essere un contributo importante e, e la sua candidatura insomma io personalmente l'ho con, con, con molta gioia anche perché per il movimento intero è una conquista dopo 18 anni, ma ancora di più se andiamo a ritroso nel tempo avere comunque due candidati, avevamo proceduto in questi anni con l'unica candidatura di Zarelli, quindi comunque è una conquista per anche il pluralismo sul territorio, no? Ma questo sicuramente, questo sicuramente. Questo sicuramente saremo a vedere eh, insomma quella che sarà la quello che sarà il risvolto, insomma come dici tu, il fatto che da tanti anni mancasse comunque una, una, una controparte, eh, già di per sé un cambiamento. Michele, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questa serata, ti auguro una buona notte e sicuramente ci risentiremo in questi giorni. Grazie a Michele Maragliulo. Sì, grazie a tutti, un saluto agli ospiti e a, a risentirci presto. Grazie Michele Maragliulo, siamo... Entrati, grazie alle parole del DS, nell'argomento elettorale da una parte Luigi Lardone che si candida alla presidenza del Comitato regionale Lazio con un comunicato ormai datato. Un mese fa, dall'altra parte, si conferma, si prova a confermare Melchiorre Zarelli con tutto quanto il suo staff. A riguardo, riguardo questo dualismo, il nostro Alfredo Cocco ha preparato una bella scheda che prova a spiegare il momento attuale e, chissà, il calcio che verrà. Ascoltiamo allora le parole di Alfredo Cocco. Il tragico ciclone della pandemia, come è noto, sta stravolgendo da tempo il nostro vivere quotidiano e non ha purtroppo risparmiato nessuno, come nel nostro caso, il calcio dei dilettanti, settore fondamentale del sistema calcio e del quale da decenni ci occupiamo con dovizia di particolari ma proprio in questo arco temporale che ha visto letteralmente devastate le società del calcio giovanile e dilettantistico, abbandonate praticamente al loro destino, il calendario istituzionale pone ad una scelta, ad un bivio assolutamente epocale, tutte le società dell'emisfero dilettantistico, chiamate a gennaio ad eleggere il nuovo presidente del comitato laziale. Badate bene, abbiamo detto il nuovo presidente, un passaggio questo assolutamente fondamentale su cui riflettere molto. Perché abbiamo sottolineato e ribadito il nuovo presidente del Comitato regionale? C'è un motivo che credo sia evidente a tutti i presidenti delle società laziali e che è sotto gli occhi di chi ha vissuto il movimento in questi ultimi 20 anni. Era il 20 febbraio del 2002 quando Melchiorre Zarelli fu eletto presidente del Comitato regionale Lazio. Succedendo all'accompianto Antonio Sbardella che ci lasciò improvvisamente. 18 anni di assoluta monarchia, quattro mandati attraverso elezioni bulgare, utili soltanto a sperperare denaro a discapito delle stesse società, senza un candidato alternativo e con le società soggetti passivi all'interno di un sistema che stava lentamente implodendo. Eppure con il trascorrere dei lustri. Sono mutati tempi, esigenze, necessità, ma solo il mausoleo del palazzo regionale è rimasto ancorato nell'immobilismo più anacronistico. Ma oggi il calcio laziale finalmente, possiamo aggiungere, ha una grande opportunità. Lasciarsi alle spalle il Medioevo e iniziare a vivere il Rinascimento. E l'uomo del Rinascimento ha un nome, un cognome, ma soprattutto idee, iniziative e managerialità da lungimirante imprenditore quale sempre è stato. È vero, non è mai troppo tardi e ora il calcio laziale può scegliere democraticamente il nuovo corso che risponde al nome di Luigi Lardone. Chi non lo conosce, soprattutto per ciò che ha saputo fare non soltanto in ambito sportivo, 55 anni laureato in economia e commercio, è il presidente più longevo della storia quasi centenaria dell'Ostia Mare. 18 anni di presidenza che significano soprattutto programmazione, oculatezza, continuità nel pianificare un calcio competitivo ma soprattutto sempre attento al proprio bilancio senza mai sognare missioni impossibili o voli pindarici. Noto imprenditore nel settore informatico, Luigi Lardone è sempre stato e riconosciuto da tutti quale manager di alto profilo. Con idee innovative messe in campo per accrescere il valore e la storia del calcio dilettantistico, attraverso una gestione sempre attenta e perché anche ambiziosa. Se l'ostia mare da anni è riconosciuta come un modello di sana gestione sportiva e tecnica, il merito va scritto solo e soltanto a lui. Luigi Lardone, capace di stringere insieme a sé un'intera cittadina Ostia, nelle celebrazioni dei 70 anni di storia dell'ostiamare, in una grande festa di amore, passione e professionalità. Si è presentato al cospetto delle società non soltanto con il nome e il prestigio ed il suo invidiabile curriculum di manager, ma soprattutto con le idee chiare di un programma pianificato e studiato per accrescere l'intero movimento del calcio laziale. Lui che da Presidente Pluridecorato sa effettivamente cosa significhi realmente gestire una società dilettantistica e come affrontare problemi e difficoltà. Perché è uomo di campo, ma è anche uomo di scrivania. Un programma che significa rinascimento, risveglio, riappropriazione di un ruolo legittimo e assolutamente fondamentale, da sempre soffocato da quella monarchia assolutistica e immobilista che ha finito con la ridurre il calcio laziale ad una mediocrità persino imbarazzante. Ora aspetta a voi, società tutte, presidenti tutti, decidere il vostro futuro, riscrivere il vostro destino, vivere il calcio finalmente da protagonisti, come in realtà siete, ma che non vi è mai stato concesso più semplicemente non avere il coraggio di scegliere il cambiamento, continuando a sopravvivere in una lenta agonia. Rinascimento o Medioevo? A voi la scelta, finalmente democratica. Grazie ad Alfredo Cocco per aver preparato questa scheda dal titolo Rinascimento o Medioevo. Daniele, tu conosci bene il presidente Lardoni proprio da presidente dell'Ossia Mare in quanto sei stato suo capitano nella stagione trionfale che ha riportato l'Ossia Mare dall'eccellenza in Serie D. Capitano, attenzione perché Maurizio si offende, eh. <ride> <ride> Alfonsi anzi mando un saluto. Eh, no, no, diciamo che facevo parte, di, per un anno e mezzo ho fatto parte della società e quindi ho avuto la fortuna di giocare per, per l'Ostia Mare. Il presidente anche in quei periodi era una persona comunque che molto eh, prestata alle sue attività, al lavoro, quindi eh, lo vedevamo solo in occasione delle, delle partite ogni tanto. Eh, come persona posso dire che è una persona... Educata, discreta, sempre stata, insomma, sempre saputa avere un buon rapporto e un rapporto molto, diciamo così, eh, sereno e, e familiare con i ragazzi. Per quanto riguarda questa, mh, questa candidatura, eh, sinceramente io l'ho saputo appunto così dai, dai media e in quest'ultimo periodo e in parte un po' anche mi ha, mi ha sorpreso comunque. Eh, sicuramente non era nei miei pensieri non me l'aspettavo eh, ora parlando da diciamo così da, da persona che si dedica a questo settore tutti i giorni dico sicuramente che un risultato lo abbiamo ottenuto sicuramente questa candidatura sta dando una motivazione un po' a tutto il sistema quindi poi i presidenti sapranno interpretare, leggere e valutare i programmi di Ardoni, i programmi di Zarelli e poi spetterà a loro, anche perché sono loro che investono tanto, sono loro che eh, hanno poi la reale e concreta eh, diciamo così, posizione delle loro società e di quello che è il sistema. Eh, a me sinceramente, eh, ripeto, facendo di questo anche, posso dire, la mia vita, dedicandomi ai ragazzi, dico che bisogna fare attenzione e bisogna dedicarsi bene, perché noi abbiamo delle grandi responsabilità, perché nel mondo dilettantistico, nel mondo del settore giovanile eh, vivono e frequentano tanti futuri uomini. E quindi ristrutturare il sistema o migliorarlo o lasciarlo così è una scelta importante, importante per il futuro delle nuove generazioni. Dove penso che ci sia una grande necessità di, di dare a questi ragazzi degli strumenti migliori. Giacchino, un dualismo questo fra Zarelli e Lardone che ha un po' riacceso gli animi di tutto l'organigramma di via Tiburtina, che dopo qualche mese di latitanza, un po' di silenzio, abbiamo parlato della poca tempestività magari nel darvi le comunicazioni, è tornato attivo da un mese a questa parte. Notizia proprio di lunedì, il comunicato. Sul sito del Lazio LND con la ripresa degli allenamenti anche di contatto fissata per il 15 di gennaio, quindi un comitato che è tornato sicuramente molto più attivo da quando è venuta fuori la candidatura del presidente Lardone. L'hai notato anche tu? Beh, fa parte del gioco, è giusto che sia così. Apprezzo l'intervento di prima anche del direttore Maraiulo, nel senso che il turismo comunque fa bene a tutti quanti. Avere possibilità di scelta comunque sensibilizza sia l'uno che l'altro candidato e sicuramente, come hai detto giustamente tu, c'è stata una smossa generale. Poi la sensibilità è quello che toccherà poi alle società sportive come la presa di posizione loro, non la so e non voglio neanche entrarne particolarmente in merito, però condivido pienamente il, anche l'intervento di Daniele. Parliamo comunque di calcio dilettante, parliamo di sociale e quindi è importante che ci sia una linea di condotta precisa, una linea di condotta che ci aiuti a fare bene perché comunque, come detto giustamente da Daniele, non parliamo di professionisti, parliamo di ragazzi, parliamo di opportunità sociali, parliamo di crescita, quindi è giusto che ci sia una federazione, una, un comitato sopra che comunque ci, ci segua con, con attenzione. Ecco, hai avuto modo di confrontarti o magari di, di ascoltare, di sentire il presidente dell'Ossia Mare Luigi Lardone in queste settimane perché so che comunque si è messo in contatto con diverse società, magari anche con la Dispoli. Sì, noi ad oggi abbiamo avuto un confronto soltanto con il presidente Lardone, no? aspettiamo con piacere anche di confrontarci col presidente Zarelli, ci mancherebbe, però ad oggi l'unico confronto l'abbiamo avuto con lui e le sensazioni sono comunque buone, nel senso che è una persona che si vede che un imprenditore di un certo livello, si vede che è una persona che comunque è comunque legata al calcio direttante e quindi sicuramente può fare, può fare bene. Detto questo noi con piacere ascolteremo anche, qualora ne, ne avessi il piacere di invitarci, anche il Presidente Zarelli, non è che ci precludiamo alcun tipo di, di strada assolutamente. Anche nel corso della trasmissione Sport in Oro con il Direttore Raffaele Minichino abbiamo... Più e più volte sollecitato un intervento da parte del presidente Zarelli o comunque da parte di qualcuno del suo staff, aspettiamo una risposta perché anche a noi piacerebbe avere un confronto che sia ovviamente non conflittuale ma costruttivo. Perché poi l'importante, direttore, è quello di lavorare per il bene dei ragazzi. Non parliamo di calciatori, come ha detto bene Daniele, di uomini, dei futuri uomini della, della nostra Italia. No, no ma con, cioè, così la situazione è, è prettamente così. Capisco pure che ho assistito all'incontro col Presidente Lardone e tanti presidenti non facevano altro che richieste economiche, no? È, è facile in questo momento pure essere un po' populisti, qualunquisti, no? È, la situazione è stata che a marzo si è bloccato tutto quanto, è stato pagato tutto l'anno, quindi è facile cavalcare quell'onda. Capisco pure che il comitato è un'azienda, un'azienda deve avere dei ricavi per, per sostenere dei costi. Quindi la situazione è sempre al limite. Tutti quanti... Purtroppo, e questo qua ci tengo a sottolinearlo, guardiamo sempre soltanto gli interessi personali. Come società dovremmo anche a volte capire che ci deve essere una condotta comune, che aiuti tutti quanti, perché ognuno di noi ha delle piccole situazioni, ma l'obiettivo di un comitato deve essere quello di gestire la struttura sportiva in sé, non il caso della disco, del grifone, eccetera, eccetera. Quindi a volte dobbiamo anche noi renderci conto che le difficoltà sono generali. Con Daniele, tu sei stato anche partecipe di uno degli incontri presso il campo del Torrenova, noi esistiamo, lì si è provato a far fronte comune insieme agli organizzatori Peroni, in bimbo e Russo. Ecco, che idee ti sei fatto di quell'incontro e secondo te sei riuscito ad essere costruttivo nei confronti delle istituzioni? Ma diciamo che il risult... cioè, quello che poi si è ottenuto non lo so perché onestamente poi eh, personalmente io con Claudio, con Peroni. Ci siamo sentiti spesso, al di là che abbiamo iniziato un rapporto piacevole di collaborazione da quando faccio questo ruolo. Lui ovviamente credo che lo fa da più tempo di me. Che è il presidente della scuola dei leoni. Sì, poi il presidente, lui ecco quest'anno. Lui quest'anno si è avventurato ecco, un'altra cosa. Eh, che spesso poi io a volte ci penso, dico: noi ci piace questo mondo, ci, ci diciamo così, ci immettiamo in tanti discorsi, ma. Eh, essere un presidente in questo periodo, in questo momento, è veramente una cosa delicata perché ci sono tante responsabilità. E, parlando appunto con Claudio, durante il lockdown abbiamo fatto spesso delle video insieme a altri, eh, altri amici, mi piace definirli così. e Parlando un po' delle situazioni più del meno, ecco, lui, essendo ora presidente, ci raccontava e ci diceva appunto, eh, testimoniava di alcune responsabilità, di alcuni pensieri che ovviamente da presidente sono un po' differenti rispetto certo. da responsabile direttore per quanto esso, e quanto esso sia ma io credo che quella sia stata un po' anche uno sfogo e in, un momento, in uno dei tanti momenti appunto che raccontavamo prima di silenzio o comunque di difficoltà e di disagio ma semplicemente anche perché penso che sia, sia stato utile, importante e costruttivo eh, dare voce a un sistema che esiste perché dopo la pandemia ci siamo tutti resi conto che il mondo dello sport è, è, è un mondo importantissimo, no? dopo la scuola, anzi io dopo la famiglia e la scuola, ma credo di metterlo al pari della scuola, soprattutto nelle generazioni future. Io penso che se i ragazzi non vanno a fare sport la maggior parte stanno a casa sul divano o se stanno per strada stanno tutti sul telefonino, sui social e io non lo so dove andremo. Quindi lo sport è fondamentale, perché comunque li aiuta a relazionarsi, li aiuta a, fare, a creare interazioni, gli, gli aiuta a conoscere i propri limiti, i propri difetti. Questi ragazzi sui telefonini non hanno difetti, sono tutti belli, sono tutti uguali, cioè hanno tutti il profilo più bello dell'altro, so, e invece la vita non è così. Allora lo sport ci aiuta a ridare un po' un attimino delle testimonianze e delle, diciamo così, una, una cultura della vita, di quello che sarà poi la vita da, da grandi. Quindi ecco perché mi riallaccio quando dico che prendere delle decisioni, creare un futuro nell'ambito sportivo, un sistema futuro, cerchiamo di farlo pensando alle generazioni, non pensando magari solo tra virgolette, alla sostenibilità, anche se poi sostenibilità e futuro vanno di pari passo, inevitabilmente. Contestualmente alla candidatura del presidente Luigi Lardone sono stati espressi anche i suoi punti per il programma elettorale che porterà in Assemblea. Ovviamente, dei punti che sono al centro di confronto e discussione con tanti altri presidenti del nostro panorama dilettantistico laziale, li vediamo in sovraimpressione: il programma. Spiegato dal Presidente Luigi Lardone, primo punto, società calcistiche da suddite a protagoniste, punto numero 2, impiantistica dalla gestione della decadenza a nuovo rinascimento, punto 3, sportello dall'attuale bollettino ad un vero supporto attivo per le società, punto 4, marketing diretto sul territorio da reattivo a proattivo, punto 5, il Comitato regionale Lazio Palazzo di Vetro fondato sulla trasparenza dei bilanci. Direttore Lapietra, quale ti convince di più di questi e perché? No, ma sono tutti cinque punti interessanti, importanti. Vi ripeto: ho conosciuto Ardone e penso che abbia toccato le corde giuste, ma non è che le, le ha toccate per casualità, essendo una persona che fa calcio, un presidente di calcio, conosce le difficoltà che hanno le società in questo momento e quindi giustamente è stato bravo a toccare i punti che tra virgolette sono più sensibili di tutti quanti. La cosa più affascinante, forse, soprattutto rispetto alla gestione attuale, è quella del marketing, legata quindi a una. Incentivo alle società, non in maniera di risparmio, ma anzi di eh, costruire un sistema florido e un sistema che comunque è virtuoso, che, che alimenti un, uh, un, creare, un creare guadagno, un creare, un creare ricavo, invece che pensare soltanto a risparmiare 50 euro all'anno sulle tasse, eccetera, eccetera, ma anzi dare alle società un ricavato in base a quelle che sono le categorie. Questo qua è un'iniziativa di marketing veramente eh, sensata e interessante. Detto questo, ripeto. È una persona che fa calcio e quindi, evidentemente, sa cosa serve a una società di calcio. Un marketing da reattivo a proattivo, sicuramente tra le sue idee c'è quella di abbinare al nome sì. di un campionato, come succede per la serie A Team, la serie B Win, uno sponsor che si lega indissolubilmente con il nome di quel campionato in modo tale da ricevere introiti da sì. destinare poi in parti uguali alle non società è anche diciamo, un risparmio di energie per tutti i componenti di uno staff societario, perché magari voi direttori, responsabili, spesso e volentieri andate a contattare quell'azienda locale, quel negozio del territorio per cercare uno sponsor. Qui verrebbe meno anche quel vostro lavoro, vi potete concentrare no, più sulla parte tecnica, tattica, insomma, al... sulla società in generale. Ma quello sì non esclude l'altro, il discorso è che giustamente io ho avuto esperienze di marketing in prima persona e... Cercare un title sponsor ha, ha senso, è un'idea interessante, un'idea intelligente. Quando l'ho ascoltata mi sono, mi sono stupito, nel senso che era una cosa tra semplice, ma che nessuno ad oggi ha mai attuato e fa onore tra virgolette questa cosa, perché con semplicità un'azienda ha un interesse, perché comunque giustamente può stare contemporaneamente su 30 campi di calcio tutte le domeniche e allo stesso tempo le aziende possono servire dei, quel, dei costi che sostengono, possono un po' ammortizzare tutti quei costi, perché avere una sua carriera d'eccellenza, non solo altre, altre categorie, ma avere una squadra di eccellenza per il Presidente, soprattutto farla in un certo modo, è oneroso. Quindi essere un po' ricambiati anche dall'alto potrebbe essere soltanto che un aiuto ben gradito. Ecco, Daniele, per quanto riguarda il Grifone, invece la vostra prima squadra è un po' la Junior regionale: ancora sì. non avete la, la prima squadra, o meglio, la avevate, poi non, non è stata più iscritta al campionato. Che idea ti sei fatto di, di questo programma e se pensi che questa del marketing può essere una delle, delle mostre Ma, più interessanti anche relativamente ovviamente al settore giovanile? Allora guarda, innanzitutto volevo prendere spunto sia alla nostra Juniores e anche ai nostri allievi, i eh, 2004 che sono stati sfortunati non hanno fatto neanche una partita perché per dei rinvii eccetera certo. e la Juniores ne ha fatta una sola, quindi a loro volevo fare i complimenti e veramente dirgli, eh, da, diciamo così, li apprezzo e li, li stimo perché sono ragazzi e stanno venendo sempre. Quindi bravi mister eh, lo staff a coinvolgerli, a farli venire ad allenarsi perché non hanno mai giocato, veramente è dura. E per quanto riguarda il marketing, vabbè, eh, questo punto del, di Lardone credo che sia un po' quello che poi accade e sta accadendo in altri settori, anche, eh, nel senso anche in altre leghe. Parlo di serie A, serie B, insomma, un po una, ci siamo accorti che ormai il mondo va in questa direzione e quindi, perché no? in un'attività un dove entra proprio a piedi pari dentro le famiglie, perché comunque nei settori giovanili si entra dentro le famiglie, così come anche nelle squadre di eccellenza, promozioni. Quindi perché no e se produce e se dà, una, come ho detto prima, una sostenibilità migliore a tutto il sistema, è una cosa, una cosa sicuramente positiva. A me più che altro eh, mi, mi fa piacere notare il quinto punto. Perché io credo che la trasparenza e la, diciamo così, eh, la, in, possa dare eh, la trasparenza dei bilanci e dare anche dire, una, la possibilità alle società di, di, di mettere a nudo tutte quelle che sono, eh, e a conoscenza appunto nel territorio, quelle che sono le proprie attività. Perché i presidenti, io ripeto, non è che devo fare propaganda al mio presidente, però veramente il nostro presidente investe, è una persona seria, trasparente e, e devo dire che questo secondo me andrebbe, andrebbe riconosciuto e andrebbe valorizzato e quindi secondo me creare questo tipo di eh, in questo punto magari dare trasparenza al palazzo, dare trasparenza anche a tutte le società può essere uno dei punti per andare poi a strutturare e a creare un qualcosa di, di migliore. Anche perché, Giacchino, dobbiamo considerare il Comitato regionale Lazio, così come gli altri organi federali sul territorio, un'azienda a tutti gli effetti, ma anche le società stesse lo stanno diventando pian piano. No, eh, Io non, non posso parlare per le altre, la nostra è a tutti gli effetti un'azienda, un'azienda che produce costi e cerca di, di ottenere ricavi. La situazione, che poi, dopo, purtroppo, il calcio dilettante giustamente poi si, si affaccia e si appoggia sulle spalle dei presidenti. Essere oggi un presidente in qualsiasi dimensione questa sia è pura follia, passami il termine. Anzi, bisogna tanto togliersi il cappello quando uno sceglie di fare una scelta di questo tipo, perché farlo in un contesto dilettante è veramente, soprattutto in questa fase, è veramente complicato. E bisogna tenerci anche stretti. Eh sì, no, sì, noi. Purtroppo cioè, è fondamentale che si, si sostenga quel fuoco che comunque li alimenta, perché veramente scegliere oggi di investire su una struttura dilettante in cui paghi un contratto di locazione per il campo, Ieri parlavamo appunto per i tributi. Eh, ci comportiamo come se fossimo un'azienda, ma non abbiamo i benefici di un'azienda perché non è che vendiamo un prodotto. Quindi la situazione è un po' paradossale e ci, ci dovrebbe essere anche un sostenimento da parte del delle strutture vicine, dei comuni e tutto quello che ne consegue. Ma io quello però, appunto dicevo, attraverso la trasparenza uno ha anche la eh. forza di presentarsi, no? io eh, sì, in maniera sì. leale e trasparente ti presento che il mio bilancio, tra virgolette, eh, è condivido. rosso o è negativo, però faccio, diciamo così, eh, do vita a 500 famiglie, a 500 futuri uomini, le generazioni future, quindi certo. eh, non è tanto il presidente, ce lo dobbiamo tenere stretto per Gioacchino o per Daniele certo. ma è proprio per i ragazzi, per le famiglie, per quello che noi diamo sul territorio cioè 500, noi abbiamo 450 tesserati cioè 450 ragazzi che tu li diciamo così li, eh, li accogli ai 5, nei 5, 6, 7 anni e gli dai la possibilità di dare continuità fino ai 19, eh, cioè esserci o non esserci secondo me è importante Paese. soprattutto come ho detto prima in questo momento in queste generazioni quindi senza sport io non voglio pensare a, ecco, a questi scenari quindi bisogna aiutare le società, bisogna aiutare i presidenti e bisogna creare un sistema che dia la possibilità a chi veramente fa nel territorio e chi dimostra di farlo in maniera trasparente e leale bisogna, il governo deve sostenere, cioè non è che deve poi il Presidente farà sempre il Presidente, non è che il governo si deve sostituire al Presidente, però dire, il Presidente si deve, si deve sentire tutelato, sostenuto, tutto qua. In questo senso però la riforma dello sport nel testo unico, uno dei suoi punti, regolamenta le ASD e le SSD come delle società che potranno godere di servizi commerciali che potrebbe essere un merchandising stesso della società o comunque un'attività collaterale che serva da autofinanziamento. Questo è uno dei punti che è stato espresso dal ministro Vincenzo Spadafora, quindi Comunque anche a livello legale, amministrativo, ci avviciniamo a quel tipo di gestione e anche con eh, diciamo, il cambio della figura del collaboratore sportivo che dovrebbe diventare a tutti gli effetti un lavoratore sportivo con gestione separata all'INPS, contributi e quant'altro. Quindi un passo verso questa visione aziendalistica è stato fatto o comunque si farà nel breve periodo, siete d'accordo? Ma sicuramente sì, c'è una fase di sensibilità nei confronti del, del dilettantismo in generale e questo qua quindi possiamo definirci fortunati. Poi in prima persona sono un collaboratore di gestione sportiva quindi eh, sono ancora più contento che tra virgolette venga riconosciuto questo come un vero e proprio lavoro e non soltanto come un passatempo come forse prima era generalmente definito da tutti quanti perché fare calcio tante. Per una serie dei motivi era definita appunto una situazione che era contingente a un'attività. Ma erano altre generazioni. Invece in questo momento c'è stata sensibilità anche dal governo di questo qua, quindi dobbiamo essere super contenti, riconoscono. Eh, ma infatti, che qua c'è un'attività vera e propria. Infatti il, il piacere è che il ministro, secondo me, ha individuato ed ha riconosciuto nello sport un oh sì, aspetto molto sì. importante, anche perché, parliamoci chiaro, in questo momento lo sport eh, non è eh, il professionismo quei 10 anni, 15 anni, quella parentesi. Perché quella è. Anzi, forse quella è anche un po' ti destabilizza, perché poi chi ha avuto la fortuna di farlo, io non ho avuto la fortuna di frequentare quegli ambienti, un pochettino mi sono avvicinato a un professionismo che era un po' diverso, però ti posso garantire che quando vivi quella vita sei un po' eh, fuori dal mondo, a un certo punto poi ti ricatapultano a 35-40 anni nella vita normale e dici, oddio mio! Cioè, e quindi. E secondo me il Ministro eh, mi piace, mi piace che ha tutte queste idee, che ha tutte queste intuizioni, spero che potrà eh, creare insomma, una, eh, un futuro migliore nell'ambito sportivo, anche perché lo sport dei dilettanti è, è là che si formano, è là che ripeto, si formano le generazioni future e gli uomini futuri. Anche perché i calciatori professionisti sono 300-400, no. il movimento dilettante ne contiamo dilettante. milioni lo no? sport e parliamo di calcio. È il movimento dilettante. Poi eh, quello che vediamo quello è, è lo show, eh, la serie A, la serie B è, è lo show, quello è, è pochissimi e eh, i bravissimi poi, non fortunati, i bravissimi, perché ci riesce? Perché è più bravo, non perché è più fortunato, perché è più bravo. Quindi quei pochi, però ripeto, anche quelli poi vivono una parentesi che da un punto di vista un po' li, diciamo, li distrae, perché poi a un certo punto si è nella vita reale e non tutti riescono... A riadattarsi, a riciclarsi nella vita normale, perché è veramente difficile. Insomma. Ci abbiamo in chiusura di questa terza puntata di Pianeta Calcio. Prima però di lasciare i miei ospiti, volevo tornare su un altro punto della riforma dello sport in maniera veloce l'abolizione del vincolo sportivo che avverrà in maniera definitiva entro il luglio 2022. Un vostro parere molto veloce a riguardo, Daniele? Ma eh, Come ho detto prima, il Ministro secondo me ha delle buone intuizioni. Il problema è che vanno regolarizzate. Eh, il vincolo può essere diciamo, mh, abbattuto, ma eh, deve essere abbattuto. Ma devono essere regolarizzate anche poi tutti i sacrifici e i lavori che appunto le, le società eh, svolgono per, eh, per, farsi, per, per la crescita di questi ragazzi. Ecco. Gioacchino, eh, condivido cioè, da questa decisione, tocca vedere cosa ne consegue successivamente perché altrimenti rischia di essere tanto destabilizzanti per le società direttantistiche. Qualora invece a questa decisione conseguiranno una serie di dinamiche che comunque eh, riconosceranno alle società queste, questi benefici, allora sarà veramente una rivoluzione importante perché i ragazzi si metteranno ad essere ostaggi forse di alcune società. Ecco. Avremo sicuramente modo di approfondire questi argomenti anche nelle prossime puntate di Pianeta Calcio, quale futuro per i dilettanti. Già a partire dalla giornata di domani, giovedì dalle ore 23 alle ore 24, con Andrea Dirix saranno ospiti qui negli studi di Rete Oro il direttore sportivo dell'Anzio Calcio, Guido Zenga, in compagnia del collega giornalista per l'agenzia. Infopress per il corriere dello sport Mario Gaetano. Quindi rimanete sintonizzati su Rete Oro anche per domani sera, solito orario dalle 23 alle 24. Io ringrazio il direttore generale del Grifone Daniele Proietti. Grazie per essere stato Grazie con noi. Grazie a voi buonanotte a tutti. Grazie anche a Giacchino Pietra, direttore generale della Dispoli Calcio. Anche con te appuntamento al più presto per seguire anche gli sviluppi relativi al futuro del nostro calcio. Grazie Giacchino. Grazie a voi e buonanotte a tutti quanti. Grazie a voi per averci seguito, buonanotte o buon proseguimento sulle frequenze di rete oro. Grazie e buonanotte ancora.